La Sardegna ha ottenuto lo status di zona bianca appena una settimana fa, cerca di blindarsi sotto il profilo sanitario al fine di evitare che si ripeta quello che è avvenuto durante l'estate 2020, quando l'isola passò da 0 casi di agosto al picco di novembre, quando vennero contati 12.065 contagi. Un'escalation innescata sicuramente dagli arrivi dei turisti, ma anche dai viaggi fuori regione di tanti sardi. Per evitare che il fenomeno si ripeta con l'avvio della stagione turistica, il Presidente della Regione Christian Solinas nelle prossime ore si appresta a firmare una nuova ordinanza che fissa degli obblighi per chi voglia accedere nell'isola. Sono al vaglio tre ipotesi contenute in una bozza di provvedimento per chi non sia stato vaccinato o non si sia sottoposto a tampone molecolare con esito negativo nelle 48 ore precedenti all'arrivo in Sardegna. La prima prevede che tutti coloro che sbarchino da navi aerei si sottopongano in apposite aree a tampone antigenico rapido, oppure a fare il test a proprie spese entro 48 ore dall'arrivo in una struttura pubblica o privata riconosciuta. La terza ipotesi è quella di sottoporsi a quarantena di 10 giorni. Si tratta di misure che dovranno essere concordate con la cabina di regia Stato-Regioni, per questo sono in corso consultazioni col Governo al fine di arrivare ad una soluzione che, fatti salvi i diritti costituzionali, tenga la Sardegna con una bassa circolazione del virus e le consenta di rimanere in zona bianca, anche perché a far paura è sempre la variante inglese, che continua a essere rilevata con maggiore frequenza nell'isola, e di queste ore l'accertamento di 39 casi nella città metropolitana di Cagliari. E guardando a quanto sta accadendo nella penisola, con un aumento esponenziale dei contagi, occorre che si eviti la creazione di cluster di provenienza extra-regionale.